ho dello zenzero, dei buonissimi noodles, quasi quasi ci faccio un bel pollo marinato allo zenzero, ovviamente con un ingrediente segreto, Cooking Chef Kenwood. Gli ingredienti, eccoli qua, noodles, albicocche, noci, del peperoncino, lo zenzero ovviamente e il petto di pollo. Nella ciotola del Cooking Chef ho già messo l'acqua a bollire. Ora taglio il pollo a pezzettini e lo metto nel cestello a vapore. Ci aggiungo un pochino di zenzero e qualche erbetta per marinare. E anche un pochino di sale grosso. Metto il cestello a vapore all'interno della ciotola in inox e lascio cuocere il pollo. Contemporaneamente cuoce anche i noodles, con Cooking Chef risparmio tempo. Cucino noodles e pollo per circa 10 minuti. Dopo 10 minuti tolgo il pollo. Scolo i miei noodles, ma lascio un pochino di acqua di cottura. Nel tritatutto invece metto i cipollotti, le albicocche, lo zenzero, il peperoncino, una foglia di basilico e anche un pochino di noci brasiliane. Con l'aiuto della frusta gommata preparo per il soffritto. Metto l'olio all'interno della ciotola in inox, il mio trito e lascio soffriggere per bene. E mentre Cooking Chef cucina per me, io taglio le noci brasiliane, le albicocche e anche un po' di peperoncino per la guarnizione. Aggiungo il pollo nella ciotola e faccio dorare a 120 gradi a velocità 1 per qualche minuto. Aggiungo i noodles ora, la salsa di soia e faccio amalgamare per bene il tutto, solo per qualche secondo però. Impiatto mettendo sulla base un pochino di noce brasiliana grattugiata, poi i miei noodles e infine finisco con le noci brasiliane, il peperoncino, le albicocche e ancora un pochino di noce brasiliana grattugiata. Zenzero e noodles, ingredienti semplici per questa ricetta un pochino esotica. Con Cooking Chef Kenwood l'unico limite è la fantasia.